Buongiorno a tutti, mio figlio è ancora che dorme, ma non sveglio, ma sdraiato, ma in un'ora saremo pronti. Ecco, siamo quasi pronti. Abbiamo cambiato il nostro setup. Da laggiù in fondo siamo venuti qua perché è più facile caricare le cose. Abbiamo due galline, due ospiti. Per oggi la giornata per noi è finita qui, in un angolo di paradiso. Ciao da noi e dalle galline. Stiamo andando a mangiare, ragazzi. Siamo al centro di Siamo al centro di una città. Ok ragazzi, abbiamo fatto una piccola pausa, abbiamo mangiato. Oggi tappa di 120 km, ne abbiamo già fatti 50. Sono gonfio, non sono grasso. Mancano altri, un'altra sessantina, o 60, 70, di per lì. E niente, arriveremo in Francia in un campeggio. Qui ragazzi siamo vicino a Verdun, questo è un cimitero tedesco della seconda guerra mondiale, perché la tappa di oggi ci ha fatto attraversare il fronte caldo della seconda guerra mondiale, dove penso che sia stata l'ultima difesa belgo-francese prima dell'invasione dei tedeschi della Francia. Buongiorno, siamo partiti stamattina alle 4:20, sveglia 3:30, da Épinal verso Mulhouse. Sono circa 130 km che non sappiamo se riusciremo a far tutti perché è caldissimo. Abbiamo già fatto colazione, siamo a 35 km già di tragitto fatto, prima sosta, e sta uscendo il sole, si scalda. Ragazzi, non dite niente a nessuno, ma prendiamo il treno. Che oggi abbiamo 130 km, oggi, domani 40 e dopo 20 km in salita sulle Alpi. Quindi skippiamo un giorno perché sennò siamo distrutti, non ce la facciamo. Un po' di treno, relax sul treno.